Inter-Roma termina 1-2. La Roma riesce nella impresa, così è stata definita infatti dai più, di sconfiggere l'Inter. Una partita difficile a mio avviso, quella che c'è stata oggi, 1 ottobre 2022. Che cosa è successo? Vediamo nel dettaglio. L'Inter ha condotto un buon primo tempo, al 30esimo infatti Federico Di Marco la butta dentro e segna un bel gol. La risposta di Mourinho, o meglio della S Roma, arriva 9 minuti dopo il gol di Di Marco, precisamente al 39esimo minuto di gioco del primo tempo, a firma di Dybala che la mette dentro. E poi le risposte non terminano qui, infatti rimane la partita sull'1-1, quando poi al 75esimo del secondo tempo Chris Smalling la mette dentro e segna un gol che segna la vittoria della Roma sull'Inter. La partita si è giocata abbastanza bene, la Roma ha giocato fuori casa, quindi non nell'Olimpico, ma in casa dell'Inter, che comunque si è impegnata ma non ha trovato la vittoria. Complimenti ai giallorossi, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, ciao da Leandro, narratore italiano.